Mario Monicelli era del 15 ed è morto del 2010, è morto a 95 anni e calcolando che ha iniziato a far cinema grosso modo nel Cinegouf, nelle strutture fasciste del 1935, ha fatto cinema per 75 anni, quindi nessuna vita, nessuna carriera, nessun corpo di cineasta italiano ha vissuto così tanto un ciclo lungo come il suo. Monicelli era la massima espressione di un cinema che era prima industria che arte, prima prodotto collettivo che talento di un genio solo, quindi ha sempre avuto una grande attenzione alla coralità del prodotto. In marcia! Vai, vai! Seguitemi! Branco, 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 leon, leon, leon! Ma dove va quello là? Lui non se la tirava, Monicelli, era schivo, era modesto, non aveva l'ego straripante del barocco di Fellini o dell'aristocratico arroccarsi d'un Visconti. Era sempre stato un terzista, non era mai stato democristiano, non era mai stato comunista. Con gli anni la sua radicalità certamente si rafforza, però era un uomo di principi, di rigori, era ben educato, era timido, era riservato, non era esibizionista, era schivo. Beh, Monicelli era, posso dividerlo, Monicelli regista, la professionalità, Monicelli uomo, la coerenza. Naturalmente tutte e due coesistevano fuori e dentro il set. Io, quando l'ho conosciuto, per me è stata un modo non tanto idiliaco, perché lui dava l'impressione di essere molto burbero, non era il classico uomo della pacca sulle spalle o dal sorriso facile. Mario bisognava conoscerlo al di fuori del set, no? Sul set era un professionista di poche parole, come lo sono stato sempre anch'io. Un giorno mi telefona Piangeletti e mi dice: guarda, io ti faccio incontrare Mario Monicelli perché stiamo facendo un film insieme e voleva uno scenografo. Niente, ci siamo guardati un po', mi ha dato il copione, mi ha detto, c'è scritto sopra la prima pagina il mio numero di telefono di casa, ci siamo incontrati, vorrei che lo leggessi, e poi dopo averlo letto vieni a casa mia, mi telefoni e ci vediamo. Però a una condizione, che fra un mese e mezzo non funzioni, sei licenziato. Benissimo, poi domani. Ok, va bene, andrò avanti, vedremo. Forse secondo me era un uomo con pregi e difetti. Il suo pregio e il suo difetto era la verità. Quella, secondo i punti di vista, era un pregio e un difetto. Però lui era così, non c'era niente da fare. Tanto è vero che ha fatto quello che ha fatto, si è buttato al quinto piano. Monicelli è stato un personaggio straordinario, diciamo così, perché non aveva le fumisterie dell'artista, tra virgolette. Era assolutamente un professionista. Faceva un cinema altamente professionale. Direi, senza offesa per Monicelli, che faceva lo stesso cinema che facevano gli Steno, i Matarazzo, eccetera. Cioè portava a casa il programma, le famose 6-7 inquadrature che servivano a riempire la giornata. Tutti dicevano che Mario era in fondo cinico, che era un uomo... Smentisco categoricamente, ho visto fare a lui come regista l'atto più generoso che possa fare un regista. C'era l'operatore Tonino Nardi, era malato e difatti è morto dopo pochi mesi dopo. Quindi, sapendo che era malato, nessuno lo chiamava più. Monicelli si è imposto, aveva fatto con lui altri film, vedendolo infelice perché oltre a essere malato non lavorava, era veramente la disperazione più nera, l'ha chiamato, facevamo degli orari ridotti proprio per non stancare Tonino. Ora, io credo che nessun regista sacrifica il proprio lavoro
ma neanche per un amico, e lui l'ha sacrificato per Tonino Nardi, ed è stato, credo che Tonino veramente sia morto più sereno, avendo lavorato, avendo visto che ancora lo chiamavano, insomma è stata una cosa meravigliosa. E poi una volta gli dissi, guarda, io posso, io li davo da lei però, guardi che io posso, la Marcappadocia in montagna, dice qui devo far venire la piazzetta sulla montagna, io avevo portato tutto, però a lui gli andava bene, mi ha detto, dice qui devo fare incontro tra Tognazzi e Sordi, che te puoi inventare? Non c'era niente, c'era una piazzola. Dico, vabbè, io sto pensando una cosa, non lo so se però va bene. Ci hai pensato, ho acceso la lampadina, dico sì, però non so se va bene, vorrei parlargliene in modo che, perché devo fare un bel lavoro, una bella faticata, se non va bene non te la faccio, tu non ti preoccupa, tu falla, dopo io decido se la giro o meno. Questo era un ragazzo, poi è venuto e non mi ha detto mai né bravo né mai. Ha guardato, ha detto chiama Tognazzi, chiama Sordi, ecco, allora sono venuti altri, a me mi ha detto manco qua con quello che gli avevo preparato, manco qua. Mario era una persona che, ecco, come Mastroianni, tutte e due avevano questa cosa, che non si parlava mai di lavoro, di quello che si era fatto, quello che si doveva fare o di progetti, eccetera. Si parlava come si parla fra amici, su quello che c'era sul giornale, su quello che avevamo visto in televisione, su conoscenze comuni, chiacchierate. E secondo me, però posso sbagliare, questo suo modo di essere forse era dovuto anche da una timidezza che lui non rappresentava. Insomma, ecco, io sono un timido ma divento rosso, voglio dire, si capisce quando io... E lui invece la nascondeva molto bene, però questo suo modo di fare, secondo me è una corazza proprio per proteggere noi timidi. Io avevo un rapporto particolare, mi ha finito la lavorazione. Io avevo un rapporto molto privato con Monicelli, confidenziale, però a fine lavorazione, quando i macchinisti caricavano i camini e cose altre, e lui ci appartavamo, io magari aspettavo un po' per mettere a posto la mia roba e parlavamo di cose un pochettino private che non voglio né parlarne e non voglio neanche che me lo chiedete, perché non mi sembra una cosa giusta parlare di queste cose. Era una confidenza che noi ce l'avevamo dopo il lavoro, perché durante le ore di lavorazione, 8 ore, 10 ore, 9 ore, quelle che erano, nessuno, né io né lui si permettevamo, tantomeno io poi, di potergli fare qualche domanda o di potergli dire qualche cavolo mio, diciamo così, io asco, mai successo in tutte 7, 8, 9 firme che ci ho fatto, mai successa una cosa del genere. Hai avuto questo incidente di macchina sulla Braccianese, mi pare, un incidente veramente brutto, era al Gemelli, tutto lì nella stanza, e a un certo punto è arrivato Comencini. E allora però lui non vedeva nessuno, gli aiutoregisti, i suoi infermieri sono andati lì e gli hanno detto ma Mario, c'è il maestro Comencini, che facciamo? Ricoveratelo. Ed era più là che di là, era mezzo morto, ricoveratelo. Una volta gli chiesi, Mario, quand'è che le cose cambiarono? E Monicelli mi rispose, quando, alla fine degli anni 50, poco prima della ripresa della Dolce Vita, venne introdotta la roulotte. Gli attori cominciarono cioè a cambiarsi, a truccarsi, a pittarsi, a truccarsi, a imparruccarsi in un recinto chiuso, in una scatola chiusa, anziché nei marciapiedi, nei bar, negli androni, nei portoni delle case, tenendo vivo quel rapporto con la gente che passava, che era stata la quintessenza del neorealismo. L'attore che non aveva mandato a memoria il copione era qualcosa di intollerabile per Monicelli. Monicelli lo cazziava, si arrabbiava. L'attore deve sapere il copione. Non importa se è attore di teatro e attore di parola o se è improvvisato. Il copione non può essere dimenticato. Fece un lavoro straordinario con tutti gli attori con cui ha lavorato, esemplare certamente il lavoro con cui reinventò Gassman, che era già fallito come attore giovane, bello,
prestante, possante, atletico, giovellottista, qual era stato a Hollywood. Lui gli spaccò letteralmente la faccia, lo reinventò. Monicelli fece gli attori semplicemente cambiando una giacca a capannelle, bastò dargli una giacca da fantino che gli diede Gherardi ed era diventato un fantino. Monicelli poi di suo ci mise il dialetto. E poi addirittura visse una seconda vita. Mi ricordo che una volta in una trasmissione radio parlammo per mezz'ora di capannelle e Monicelli mi disse arrivò addirittura a farsi una amantuccia. Però a capannelle mica ce la possiamo portare. E perché non mi portare? Ma per forza in giro così devi andare. Sportivo. Lui con gli attori grandi o piccoli si comportava sempre alla stessa maniera, perché lui partiva da un concetto, secondo me, valido, cioè che se uno fa un determinato mestiere lo deve saper fare. Questo valeva per un direttore della fotografia, valeva per un attore, piccolo o grande. Ricordo una volta su Amici miei Atto Secondo che erano tutte e quattro, no? Togliazzi. Lui riprese Adolfo Celi, poverino, che era un professionista serio, soltanto perché si era dimenticato una battuta. Perché quando capitò il suo turno doveva dire, non lo so, dico grazie, adesso dico per dire una battuta semplicissima, e Adolfo si impappinò. E Mario lo riprese, disse, ma come, devi dire solo quello? Ecco, questa era la sua severità e gli attori lo temevano. E una delle cose più belle che mi è rimasta impressa è stata quando lui ha parlato con l'attrice, bellissima, tra parentesi, De Zio, mi sembra che era. Zio Gugo? Pronto? Pronto, zio Gugo? Pronto, chi parla? Pronto, interurbana, urgente, da sotto. Scendi subito. Ho da fare. C'è una festa. La De Zio c'aveva, non lo so se era un pregio o un difetto, da pettinarsi sempre, c'aveva dei capelli meravigliosi, da pettinare sempre con lo specchietto davanti. Un bel momento Monicelli gli ha detto, senti, se sei bella rimani bella, è inutile che te pettini, ma brava ci puoi diventare, perciò posa sto pettine nel sto specchio. Io rimasi a bocca aperta, mi si ride come un pazzo, ma certo mi sono girato, sono andato a ridere da fuori, però la cosa era di una bellezza incredibile, che è tutti zitti. Questo era Monicelli, ragazzi. Per esempio c'erano degli attori con cui c'aveva un affetto, si vedeva profondo. Gli attori lo amavano, ma lui li amava anche. Ce n'erano alcuni che proprio lo infastidivano, mi ricordo. Venne Diego Patantuono, che poi, poverino, era assolutamente umile e bravo. Non è che si dava delle arie, era già famosissimo. Monicelli l'ha trattato malissimo e ogni tanto gli scattavano queste cose. I grandi attori per lui erano i Tognazzi, perché lavorava sempre con Tognazzi, Sordi, con Gassman, con Mastroianni. È chiaro che a un certo momento erano amici, perché erano da anni e anni e anni che lavoravano insieme. Tieni ciò, questa è pronta. Grazie! Brava gente, mi dispiace, io non sapevo di farvi del male. Ho portato i paoli, vi risarcisco tutti. Bevete, pigliate, godete. E con i piccoli è la stessa cosa, lui le sceglieva. Però aveva una cosa importante, è che lui sceglieva tutti gli attori, ma dovevano fare il film, solo quel film che lui faceva. Cioè, erano di loro, di sua proprietà, gli attori in quell'epoca. Quelle 8, 9, 10 settimane, sia grandi che piccoli, dovevano lavorare solamente per quel film e non si dovevano spostare per fare altri film. Lui non voleva che l'attore, tra virgolette, recitasse. Cioè, allora che faceva? C'era una scena in una cucina, gli dava mille cose da fare, dunque tu vai, diceva all'attrice, tu vai lì, prendi, raccogli un mestolo da una parte, vai a girare il minestrone, poi vieni, lì c'è la piattiera, prendi i piatti e cominci a apparecchiare. Cioè, l'attore non doveva mai stare fermo, se si fermava, diceva lui, mi comincia a recitare.
E questo per lui era il peggio che potesse accadere. E Monicelli è un uomo che alle 8:30 doveva dare il ciacchio, sennò erano dolori per tutti, eh.